Miei carissimi milanesi, ben ritrovati. Una nuova puntata in compagnia di un protagonista o una protagonista, poi vedremo dopo la sigla, della nostra città. Città che è una di quelle parole complicate da definire, perché dove finisce la città? Dove finisce Milano? E finisce mai Milano poi? Perché insomma è sempre una grande metropoli, molto magari meno metropoli di quello che si può pensare alla Blade Runner, ma molto di più grande città che ha bisogno invece di vivere insieme. La periferia, il centro, l'interland, i comuni limitrofi, insomma, vabbè, poi adesso oggi ne parliamo magari un po', anche perché la nostra ospite questa sera è una di quelle persone che non è stata mai, mai ferma. Sigla. Ed eccoci bentornati quindi qui a miei carissimi milanesi. La vedete qui di fianco a me, la nostra ospite di questa sera, Giuseppina Rosco. Buonasera Giuseppina. Buonasera Fabio e a tutta la struttura che sempre con grande piacere mi ospita, io per loro e voi per me. Ma sai, noi siamo contenti Giuseppina di averti, perché tu sei della prova che a Milano... Uno, se non ci si ferma mai, si sta bene. Si sta bene, sì. Perché te veramente, cioè, non ti sei mai fermato. Mai. Sono andato in pensione, ma appena uscito dalla scuola... Non che prima, infatti, ecco. Esatto. Che se si fa qualcosa per gli altri, si sta bene anche se stessi. Sì. Che a fare per gli altri, alla fine si scopre una città... Completamente diversa da quella che tu avevi e magari ipotizzi di conoscere. Anche perché io non sono nativa di Milano, però sono arrivata a Milano che avevo 9 anni. Adesso dove sei tu, Giuseppina? Dove nasci? Nativa di Lodi, grande Lodi, che ha dato i natali anche a grandi scrittori, no? A Danegri, un esempio per ultimo. E sono arrivata a Milano con la mia famiglia d'origine, con un padre cosiddetto meridionale arrivato, con tutti i problemi che all'epoca avevano i meridionali arrivati di possesso di casa o di possesso anche di altre soluzioni. Sono cresciuta assieme alla mia zona, il mio municipio 3, l'attuale municipio 3, è stata la mia vita ed è tuttora la mia vita. Ed è una vita che continua non solo nel municipio, continua nelle aree metropolitane, continua nelle periferie, ma continua anche nella storia di Milano. Diciamo che tu sei la donna dell'est, potremmo chiamarti, la no? Zona perché dell'est, sì. Tu sei la donna dell'est, perché sì. Prima hai operato nell'est milanese fuori dal comune, a Milano, Pioltello, a Pioltello. Quanti anni hai insegnato a Pioltello? 38 anni Mamma continuativi mia. E continuo ad andare a Pioltello. A 38 anni vuol dire che tu hai insegnato ai genitori e ai figli anche. Io a un certo ho insegnato punto. Ai primi genitori che poi, cioè ai primi figli che poi sono diventati nell'ultimo ciclo qualche mio genitore. E quando li ho visti mi hanno detto: ma maestra, è chiaro che ci hai avuto come alunni, adesso devi portarci i nostri alunni, i nostri figli. Come sta una... Sono un po' di parte perché anche in famiglia ho una maestra, quindi so un po' com'è la questione, ma come sta una maestra nel 2023 a vedere la scuola in questo momento? Sta molto triste. Sta molto triste non per i risultati dei miei alunni che spesso, anche adesso che hanno superato brillantemente la seconda media, mi mandano a me e alla mia collega Tiziana 25 anni di vita insieme in classe, no? Vuol dire tanto. E adesso continuiamo perché io faccio ancora volontariato nelle due seconde. Comunque i ragazzi mandano le pagelle alle maestre perché sanno che anche se arriva una sgridata è una sgridata benevola, però io quest'anno le sgridate non le ho date e questo è molto positivo. Ma nello stesso momento mi spiace perché vedo che quelle attenzioni, non solo da parte mia, che la scuola si sta disgregando, cioè la scuola che avevo in mente io quando ho iniziato a 19 anni, alla scuola Case del Sole, quindi scuola speciale in tutti i sensi, che ha costituito che ha costituito la mia ossatura proprio pedagogica, una scuola speciale che però aveva dei rapporti umani con i ragazzi e con le famiglie. Adesso si insegnerà tanto, si insegnerà di tutto, ma non si insegna il rapporto umano. E quando si insegna tanto, si impara poco? Ti piace come slogan? Si insegna
tanto scollegato. Okay. E ragazzi, più che imbottirli di idee... Pensate che c'era già Steve Jobs diceva che bisogna invece unire i puntini per bisogna riuscire unire a... i puntini, è vero, cioè, è vero, scusa, è vero. Diceva anche lui. Ecco, non lo ascoltiamo, non lo ascoltiamo. Tu quella scuola che hai visto a 19 anni, che hai... l'hai sognata ma l'hai anche provata? Io l'ho sognata e l'ho provata. E poi hai provato a portarla anche in giro, perché tu hai fatto anche tanto attivismo politico nella tua vita, no? Non solo, l'ho portato in giro perché quel modello di una scuola... all'aperto, anche se poi è diventata scuola di zona, perché è stata, diciamo, hanno tolto la scuola specifica, scuola speciale, però quel modello siamo riusciti a portarlo anche dal punto di vista politico nei municipi, ma anche e soprattutto nel comune di Pioltello, perché quando io sono arrivata a Seggiano di Pioltello, che non è Pioltello, neanche è Pioltello, ancora... Cioè, dovete capire, no? 1900 stiamo parlando? 83. 83, Pioltello è una landa desolata, no, vado a Seggiano. Era una landa, era una landa desolata Seggiano, perché aveva solo le quattro torri delle case Haller e in mezzo alle quattro torri hanno fatto la scuola prefabbricata, ovviamente. Comunque, tanta umanità, tantissimi problemi, tanta immigrazione... disordinata. Tu quante volte hai avuto l'opportunità di andare via da lì volendo? Tutti gli anni, ma non ci ho mai pensato. Perché? Perché quando io ho scelto di andare a Pioltello, a Seggiano, ho detto, se io riesco a costruire qualcosa qui con il gruppo di insegnanti che assieme a me, per caso, sono arrivati lì di ruolo, perché si arriva il caso, per il caso, allora rimango. E la dirigente scolastica non era convinta, perché io comunque abitavo a Milano, dovevo prendere il treno, la macchina, cioè. Quando poi alla fine dell'anno di prova mi ha detto, maestra, cosa vuol fare lei da grande? Io da grande sto qua, per cui sono stata lì 38 anni. 38 anni. Sì. Ho costruito le prime reti sindacali, perché all'epoca... Sì, perché oltre a insegnare, oltre a dovevamo anche un po' rompere le scatole, anche a rompere, no? Le scatole, esatto. No. Poi c'erano anche tante... Non c'erano le norme burocratiche che ci sono oggi. C'erano, diciamo, c'era più un colloquio col capo d'istituto, okay, con i lavoratori, eccetera. Era più facile fare attività sindacale. Poteva forse fare anche più laboratorio. Anche, esatto, certo senso, un laboratorio. No? Un laboratorio di idee. Di progetti, ecco. Però, devo dire, 38 anni sono volati... Sono stati estremamente utili e adesso, quando torno a Pioltello, perché comunque ritorno... Volevo chiederti quando ti manca, ma non ti manca, perché sei sempre là tanto. Io sono andata già in pensione, come ti avevo detto. Sono tornato in questi anni 3 volte alla settimana per aiutare le mie colleghe che avevano 2 classi un po' borderline. E alla fine, devo dire, è bello vedere che qualcosa di quello che tu hai costruito c'è ancora. E anzi, siccome sono stata la prima che a Pioltello ha voluto portare l'esperienza del Comune di Milano di Scuola Natura al mare e sul lago, l'altra bella notizia è che quest'anno, dopo tanto che ho insistito con alcune colleghe, tutte le future quinte hanno aderito al progetto del Comune di Milano. Quindi, quando capisci che il tuo lavoro serve non solo ai tuoi ragazzi, ma serve a molti ragazzi che non avranno mai questa esperienza, non potranno mai vivere questa esperienza, allora dici, ne valsa la pena. A Milano per fortuna abbiamo qualche eccellenza, non nella scuola, mi hai parlato appunto della scuola del Trotter, vabbè, è un'eccellenza. È un'eccellenza. Mi viene in mente, io la chiamo Rinnovata Pizzigoni, ma è stato tutto quel... Che questa in via Macamon. Tutto quel, sì, quel plesso lì dove adesso chiudono anche, pensa, la strada per fare, in modo che i ragazzi possano collegare. Le biciclette possono venire ed escano e abbiano un luogo dove stare e poi andare a casa. Bravo, perché l'altro problema di Milano è che al di fuori della scuola o dell'oratorio o del campo di calcio non ci sono luoghi dove i ragazzi si possono, tra virgolette, tranquillamente fermare, fare 4 chiacchiere, le mamme, gli insegnanti, gli adulti. Ecco, quindi bisogna fare anche delle piccole oasi dove le persone, senza avere il problema della macchina che ti sfiora, del motorino che si lancia, eccetera, possano avere una vita un po' sociale. Però Milano è anche tante altre situazioni. Milano tanto altra. Il quadrilatero di San Siro Salinunte, che abbiamo appena passato. Il Giambellino, zone di Gattosoglio, zone tristi, via Salomone. Zone tristi e zone che hanno bisogno di certamente controlli, ma di tanta
tante attività sociali. Dove manca l'attività sociale? Nelle strade, nelle zone, nei quartieri, dove non ci sono i comitati inquilini, perché io ho seguito i comitati inquilini delle zone 2 e 3, perché erano quelli che più conoscevo, però se c'è un presidio culturale, sociale, se ci sono i portieri di caseggiato, questi problemi, tra virgolette, un po' si risolvono automaticamente, perché c'è un confronto, c'è un aiuto, c'è la vicina di casa che aiuta, ti aiuta anche a fare la spesa, a fare le scale, a portare. Ecco, ci sono queste attenzioni. Però a Milano c'è un altro problema, che l'assessore Marano sta cercando, assieme anche agli altri assessori delle altre grosse città, il problema degli affitti, il problema delle case. Adesso l'ultima brutta notizia, che il 110, praticamente le norme che potevano tutelare il rifacimento complessivo delle case popolari è stato tagliato, e questo vuol dire che per altri 30 anni, a meno che non ritorniamo, tra virgolette, a governare in modo saggio e sapiente, queste case che speravano in un rifacimento, in una soluzione definitiva, perché ci sono case dove agli ultimi piani piove dentro, perché mancano di coibentazione. Giustamente, tu dici, hai voglia di parlare di socialità, di cercare di fare... Però se hai le case, ti piove in casa, ecco, quando gli ultimi piani, l'ultimo degli ultimi. Ecco, quando sei l'ultimo degli ultimi, o quando addirittura ti si rompe l'ascensore e tu abiti al nono piano, e per circa 2-3 settimane nessuno riesce a venire a trovarti, perché 9 piani a piedi non può fare, capisci che allora le emergenze sono di diverso tipo. Capisci però che da una parte Milano corre, Milano offre, ma dall'altra parte Milano deve pretendere che con quello che riprende, che riceve, allora, che fattura, deve dare questi servizi a tutti. E allora come secondo te questo sindaco come si sta comportando a questo punto di vista? C'è chi un po', allora, lo bacchetta dicendo che insomma qualcuno lo bacchetta perché pensa un po' troppo ai costruttori, però con la sapienza e la saggezza si costruisce bene, se all'interno del tuo piano di costruzione definisci, destini un piano di edilizia convenzionata, quindi ti do le aree a prezzi più bassi, però tu nel piano ci devi mettere X appartamenti in affitto convenzionato, X appartamenti per gli studenti, X appartamenti per esempio per le forze di polizia, perché abbiamo anche il problema che chi arriva a Milano non trova, cioè, arrivo oggi dalla questura di Cordusio per il passaporto, ho visto poveretti lavorare in condizioni davvero penose. Io ho tutta la solidarietà con gli agenti della, esatto, quindi bisogna da una parte non fermare le corse, ma bisogna dall'altra parte permettere a tutti i cittadini di arrivare. E secondo te ce la sta facendo Milano? Oppure ce la sta facendo con fatica, perché il Covid qualcuno rimane dietro, eh? Qualcuno purtroppo è rimasto indietro, però laddove per esempio la Caritas, l'Opera San Francesco, sempre il terzo settore, progetto Arca, immagino, progetto Arca, vuol dire che qualcosa si ottiene, però rimane un fatto. Quando di notte, non in Corso Como, dove c'è un brand completamente diverso, ma vai sotto i portici e vedi le persone che dormono in condizioni penose, ti avvicini, le persone, c'è un servizio eccezionale al Comune di Milano, anzi dell'assessorato alle politiche sociali dell'assessore Bertolè, che avvicina con molta delicatezza questi soggetti, però molti soggetti non intendono farsi ricoverare, e quindi c'è uno sforzo triplo, perché tu comunque devi controllarli tutti i giorni, cercarli di convincerli. Ecco, questo però mi dà l'idea che, come una volta, pensando al cardinale Federico Borromeo, al Lazzaretto, cosa ha fatto lui per tra virgolette, non dico risolvere, perché purtroppo le morti, però la presenza di una figura così di primo piano, attento alle sofferenze, questo lo sta facendo anche, non solo chiaramente la Curia di Milano, ma lo stanno facendo tutte le associazioni del terzo settore. Tu l'associazionismo è uno di quei mondi che hai conosciuto molto bene da vicino, no? Sì, continui, sì, anzi, continuo, a farne parte e tutto.
Milano è proprio la capitale della Milano situazione. È la capitale del volontariato. È la prima sede sia per statuto che per grandi presenze. Ci sono le grandi presenze e le piccole presenze. La mia piccola presenza, giusto per ritornare sempre nel campo dei rapporti, sono finite le scuole, le parrocchie. Siccome molte famiglie non ce la fanno a pagare le rette dei centri estivi comunali, le parrocchie sono prese d'assalto. Nella mia parrocchia, la parrocchia di Santa Maria Bianca di Casoletto, tristemente famosa da una parte, ma anche molto bella adesso, come l'abbiamo, fa l'oratorio estivo. Io vado 2 volte alla settimana, solo al mattino, perché la mia anzianità comincia a farsi un po' sentire. Ecco, ci sono attenzioni anche di questo tipo. Noi facciamo la spesa solidale, tutte le parrocchie fanno ormai la spesa solidale, e tutti i lunedì diamo ai bambini, alle bambine delle famiglie che conosciamo, che, questo il sacchettino per la settimana da portare a casa. E facciamo anche attività, per cui il lunedì ci sono i giochi organizzati, il martedì c'è la gita fuori porta, il mercoledì ci sono i compiti, il giovedì c'è la piscina, insomma cerchiamo di dare delle risposte che non sono facili. Abbiamo anche molte etnie, ma questo ormai è dappertutto a Milano. Anche perché penso alla mia parrocchia, è a metà strada tra la zona tra virgolette un po' bene del municipio 3 e l'inizio di via Padova, via Leoncavallo, che è il municipio 2. Abbiamo un bel mescolamento. Giovanna, perché è sempre più così ormai, cioè una volta, adesso passatemi in termini, i poveri stavano con i poveri e chi stavano con i ricchi. Adesso ormai basta una linea di tram a dividerli, no? Ormai veramente, c'è una striscia pedonale e fa... 62 che divide il municipio 3 e il municipio 2, ma le realtà... E poi sono spesso delle macchie, sono delle macchie, macchie qui là. Però le realtà sociali si integrano. In via Padova, anzi, all'inizio di via Palmanova, dopo il ponte della ferrovia, anni fa questo gruppo di volontari del Verde hanno creato un'oasi bellissima di verde, di laboratori per i ragazzi, di giardinaggio, di attività. E soprattutto hanno ripulito un'area che era diventata luogo di... dove si buttavano le masserizie, dove si andava a buttare la macchina scassata, la discarica a cielo aperto all'inizio di via Palmanova. Questo perché il tam tam dell'attenzione agli altri e all'ambiente non è solo di questo. Ma è interessante questo, perché poi cose belle chiamano cose belle. Sì. Io non la sapevo questa storia che mi dicevi tu, ma sapevo che dall'altra parte della strada c'è invece una chiesetta, presa dal nostro carissimo amico che è Paolo Iabichino, che ha un'agenzia di comunicazione dentro, che è un privato, non è niente che però a quel punto, preso dal bello che chiama il bello, si è messo a fare attività anche lui per il quartiere. Esatto, ed è... E questo è interessante come i milanesi rispondono. Non solo. È interessante riscoprire con un occhio un po' attento, certo se uno viaggia e guarda così e pensa a quello che deve fare in ufficio o quello che deve fare a casa la sera. Quando vogliamo sfattire il mito che il milanese non è così. Non è così. Cioè ci dicono che è così, ma non è così. Non è così. Quando il milanese si ferma negli angoli nascosti della sua zona o della sua città, scopre le impronte che sono passate. E se uno pensa il quartiere, il Lazzaretto, se uno pensa... quella parte di via Padova, se uno pensa la zona di dietro il municipio 3, via Sansovino, dove c'è un bellissimo il museo, mi dimentico comunque, c'è un bellissimo museo. Mi cogli preparato anche a me. Ecco, comunque è l'amnesia dell'anzianità questa. Si scoprono i tempi storici. Milano non è cresciuta in un solo tempo. Milano è cresciuta... con diversi inserimenti che vanno dal religioso, perché il rito ambrosiano è questo. Si vede la cultura che nasce e dalle grandi casate, ma anche dal mondo popolare, no? Perché la cultura non è solo il grande scrittore, la cultura è anche le filastrocche che i nostri nonni vecchi, anziani ci raccontavano, ma nasce anche da una capacità oggettiva, imprenditoriale, di voler andare avanti e far andare avanti la città. No, basta vedere, tu abiti in un quartiere che secondo me ha proprio il simbolo di tutto quello che dicevi tu, Lambrate,
Lambrate, ferrovia, autostrada. Via Monterosso, come si chiama? Conterosso, le Acri. Tu parti dalla, c'è la chiesa, c'è l'Acri, c'è quello che una volta era il porto di Milano, perché una volta c'è il portiglione, c'è una bellissima cartello che racconta questa storia. Vai fino in fondo e arrivi in fondo a dove sono i nuovi co-working, la radio, c'è tutto. E poi adesso c'è ancora lì, la scritta di Luna Park recuperata. E poi lì adesso, col piano nuovo del Rubattino, arriveranno tutti i capannoni della Scala, dietro all'Esselunga di Rubattino, perché quel territorio vicino agli svincoli, vicino a comunque delle realtà sociali, diventa anche un po' il pungolo culturale per quel rione, perché poi alla fine non devi costruire e basta, devi pensare anche che c'è una cultura che dal centro deve andare alla periferia. Ultimamente ho avuto qua ospite Gianni Bianchi, non so se lo conosci, della Cascina all'interno. Sì. A un certo punto ha fatto un bellissimo escurso dicendo, e io ho viste tante di Milano, ne ho viste. Sì. Ho visto la Milano agricola, ho visto la Milano degli anni 70, quella che protestava. Tu quante Milano hai conosciuto? Allora, la Milano agricola è di solidarietà, perché lì a Cascina Biblioteca, dietro il cimitero di Lambrate, da una parte c'è Cascina Biblioteca, diciamo agricoltura, all'interno c'è Cascina Biblioteca, attenzione alle disabilità, dall'altra parte c'è Cascina Biblioteca dove stanno costruendo, si spera in tempi per quando io diventerò molto anziana, una, diciamo, una RSA tra virgolette un po' anomala, dove le persone fatto, comunque... Stai già prenotando un posto, dove, questa cosa che hai detto con io sì, perché... Vedi la casta dei politici qui, degli ex politici che sì, perché è brutto. Io sono da sola, per carità, ho dei fratelli, le cognati, i nipoti, però tu devi pensare quando non ce la farei più. Però ho già detto che io non voglio una residenza normale, voglio una vita di socialità, dove le persone che stanno bene aiutano anche quelle che non stanno bene, inseriti in un contesto. E quale cosa più bella? Una realtà che tu comunque hai vissuto, con cui hai lavorato, continui a collaborare, perché Cascina Biblioteca sulla disabilità è un punto di eccellenza, ma soprattutto dove sai che l'umanità è, oltre a far andare avanti anche l'economia della salute, è importante. Ma poi c'è un'altra Milano, c'è la Milano culturale, che non è solo il teatro, l'auditorium del Municipio 3, ci sono tante realtà di teatri che stanno emergendo, zona Casoretto, zona Leoncavallo, di piccoli gruppi che vanno nelle scuole, che vanno nelle piazze, che fanno il teatro che una volta si faceva con i giullari o con le improvvisate. Penso a Piazza Gobetti, l'abbiamo fatto 2 o 3 anni fa, penso alla zona di Piazza Spromonte, cioè il teatro viene lui, non sei tu che vai a teatro. E l'altra cosa molto bella, ma questa è stata già una bellissima esperienza ancora di più di 10 anni fa del Municipio 3, che è stato poi preso anche da altri, come esempi da altri municipi, i ragazzi delle superiori riuscivano a prezzi scontati con la scolaresca a partecipare a delle prime teatrali, perché la cultura, se poi ha il vincolo del costo, diventa una dispersione, non è un'utilità, è una dispersione scolastica. Alla fine, facendo quindi la somma o la moltiplicazione, visto quante cose fai, qual è il tuo rapporto proprio con Milano? Qual è il tuo rapporto con Milano? Io a Milano sto benissimo e mi piace, quando esco alla mattina, che esco sempre 20 minuti prima dell'orario normale, perché inevitabilmente sulla strada da casa mia al garage, se devo prendere la macchina, o sulla strada da casa mia all'autobus, se devo prendere l'autobus, incontri l'amministratore del condominio che non riesce a trovare la strada giusta per finire i lavori, incontri la signora del terzo piano che non riesce a trovare una badante perché ha bisogno, incontri le persone. E tu non è che hai superpoteri, però conosci tutti, no, e quindi diciamo che riesci a... Riesco a dire... Come si domanda offerta, si incontrano... Chiami questo, vada di qui, vada di là. A volte, cioè, è capitato che sono arrivata tardi in parrocchia, dovevo arrivare in un orario ben preciso per una funzione,
E giustamente il mio parroco cosa mi ha detto? Quando ti fermo dici, guardi, devo proprio scappare, il parroco mi ha chiamato, devo proprio andare, perché è vero, cioè devi partire mezz'ora prima perché tu sulla strada non sulla sai strada, tutte non le persone. Mai. Però ecco, però credo, credo che il buon Dio però in quel caso accetti i ritardi, però è il risultato di una disponibilità, non dai solo la risposta, anche dai del fatto, anche del fatto di esserci stata, sì, di essere presente, sì, presente, di aver dimostrato con le parole, cioè con i fatti, che quello che raccontavi era ecco, quello. E io dico sempre che Milano, questo è uno di tanti esempi per cui Milano accoglierà sempre, anche nelle difficoltà, anche con i lavori che stanno facendo sui, attorno alle ferrovie, intorno alle massicciate ferroviarie per recuperare spazio, oppure i lavori che stanno facendo gli scali, oppure l'ex macello, perché quelli, oltre a essere lì e creare anche problemi di ordine e di igiene e di salute, non sono spazi utilizzati. Credo di sapere la risposta da te, perché secondo me tu sei una proiettata nel futuro come pochi giovani anche. Grazie. Però molti insomma dicono sempre che alla fine stava meglio prima, no? Stava meglio o stava peggio? Cosa Milano che adesso... Sì, si stava bene, ma perché eravamo tutti davanti alla televisione la sera a vedere Carosello? No, si stava... cioè a me piaceva Carosello, però c'era solo quello. Adesso hai l'opportunità di uscire, di andare, di farti le tue, anche le tue passeggiate, di incontrare le persone. Anche se certamente a me ogni tanto dà fastidio che agli angoli delle strade a mezzanotte, l'una alle due, ci siano i crocicchi con le macchine in doppia fila e tripla fila, perché questo diventa anche un rischio per chi arriva. Però, voglio dire, la città è più sicura se c'è una presenza sulle 24 ore. È una parola magica, sicura. Milano è una città insicura, dicono tutti, una città pericolosa, oppure no? È una città pericolosa come tante altre, come però ci sono... delle zone, sì, sento, oggettivamente sento le ragazze qua che lavorano con me che insomma hanno paura a tornare a casa uscire, la sera, ecco. Il treno tardi non lo prendo, ecco, sperano ecco. Che ci sia qualcuno che le possa accompagnare a casa, esatto, perché, insomma, è un questo po'... è vero, cioè attenzione che però la risposta non è, ma ci vuole anche quella, il controllo della polizia e delle forze dell'ordine. Tra l'altro a Milano dobbiamo dire che l'assessore Granelli da pochi mesi ha almeno rinvigorito, no, il numero della dei poliziotti della polizia locale sulla strada, perché noi non abbiamo bisogno della polizia locale, una marea di poliziotti negli, ecco, uffici. 250 invece dagli uffici bisogna farli uscire fuori, però c'è anche i tuoi amici sindacati, sì, sì, io a qualcuno gliel'ho anche detto, dico, perché non è che noi abbiamo assunto i vigili per stare negli perché sappiamo che in realtà a Milano c'è questo piccolo problema, c'è un sindacale problema per cui dopo non mi ricordo quanti anni che fanno in strada, vanno d'ufficio in ufficio, ecco. È vero che e poi non dopo è... ci rimangono, esatto, e dopo ci rimangono, ma però... di andarci a 40 anni, alcuni sono andati a 40 sì, anni in sì, ufficio, sì, però c'è da dire questo, ci vuole il controllo, ma il maggior controllo è rendere la città viva. Okay. Molti, il problema, uno dei tanti problemi delle nostre zone piccole è la chiusura dei piccoli negozianti. Okay. I piccoli negozi che chiudono sono il primo problema, non solo perché non danno il servizio, perché non c'è più un controllo sulla strada. Però a Milano siamo sempre quelli che poi le cose le fanno fin troppo bene e diventano poi ci scappano di mano. Mm. E quindi se noi invece non chiudiamo i negozi, anzi li facciamo aprire, li facciamo, sì, tenere aperti tutto, poi arriva la movida invece, che è un problema per chi ci però, abita poi. Certo, però è altrettanto vero che ci sono negozi che possono fare la movida, ci sono altri negozi che per le persone anziane, dove c'è un po' di tutto, chiaro, a portata di mano. Perché anche questa è la città dei 15 minuti, non è solo la città per andare a fare il documento al municipio piuttosto che in un altro all'ATS. La città 15 minuti vuol dire che una persona mediamente anziana non deve scapicollare per andare a prendere il pane, il latte, il giornale. Mm. E quindi questo sempre di più diventa un modello per la città. Perché ci sono i centri commerciali, ma chi ci può andare? Chi ha la macchina? Chi non ha problemi di deambulazione di un certo, sì, una certa gravità? Sono fuori. Ecco, sono... E poi sono fuori. Sì. Devi chiamare il figlio, il nipote. Per fare... Milano deve recuperare questo. E stanno ritornando, magari sotto forma di piccolo supermercato, però c'è l'essenziale. C'è ancora un quartiere che non ha questo. Stiamo cercando di... Dovrebbero ormai...
risolversi il problema. Rizzoli, il quartiere Rizzoli, ah, là in fondo, che è interessato da una grossa... È interessante che se anche Giuseppina Rosco, che abita, gli dice là in fondo, è proprio pensate, in fondo, pensate dov'è? Noi che stiamo a San Siro, è in fondo, il sindaco perché... che sta a Palazzo Marino, dove pensa il sindaco sia... ci è andato tante volte, lo sa. Dove sia però Rizzoli. In mezzo tra la tangenziale est, la metropolitana... Sì. E l'unica cosa che hanno è l'angelo di San Raffaele, devono votarsi, devono votarsi a quell'angelo. Però sperare che col nuovo, col piano di, diciamo, proprio di insediamento di questa grossa funzione sociale e costruttiva, con tanti laboratori, tanti negozi, almeno ci sarà un bel supermercato alla portata delle persone del territorio. E questo poi inserito in un contesto dove è vero che c'è anche il Parco Lambro, ma c'è anche una bellissima oasi verde curata dai gruppi sia delle GEV che anche dal gruppo proprio dell'assessorato, dove dai campi desolati hanno veramente tirato fuori una quintessenza di bellezza, di verde curato con tutte anche le piante catalogate e con dei percorsi per gli studenti e per le scuole di un certo livello. E questo in quel quartiere là è quanto di più utile proprio per loro, per non sentirsi come, scusate, l'ultima ruota prima della tangenziale. Come avevo detto, laggiù. Laggiù, in fondo. Esatto. Siamo caduti nel tranello anche noi. Siamo caduti anche nel tranello. Siamo quasi in chiusura, Giuseppina. Per concludere, allora, cosa possiamo dire della nostra città oggi che magari, non so, io a volte sento uno storytelling, si usa questo termine, no? Che è molto è così bello che infatti noi non lo facciamo più nemmeno lo storytelling awards, abbiamo deciso, esatto, basta, esatto. Storytelling ci ha stufato, ci piace più la realtà, ci piace. Quanto è distante questo storytelling dalla realtà di questa città? È distante, ma è anche vicina, dipende dalle situazioni, cioè è distante per quelle situazioni che non riescono, che non vedono o che hanno difficoltà. È molto vicina perché il futuro passa anche da qui. E questo è un segno, sottolineo, di una realtà che difficilmente, anche con tutte le inadeguatezze dei sindaci, degli assessori, con la pandemia che c'è stata, con il problema di salute che ci sono, perché sappiamo che ci sono zone di Milano dove non ci sono più neanche medici di base. Quindi questo è l'altro problema che la regione non riesce a risolvere. Però Milano riesce sempre a dare risposte, nel bene, a volte magari un po' con difficoltà, con messaggi contrastanti, ma riesce a darli. Chiarissimo. Allora, prima di chiudere, prima di salutarci, tu hai spesso, diciamo, appunto, incontri in non profit, incontri le eccellenze di questa città. Dai, due eccellenze che ti va di raccontarci, che hai conosciuto ultimamente o a cui sei affezionata. Beh, una c'è già, una è Cascina biblioteca, l'altra due, è l'eccellenza sulla disabilità autismo, che ha sede, che ha una delle sedi nel chiostro della mia parrocchia, perché loro avevano bisogno, loro, parliamo di 40 anni fa, io c'ero già e mi ricordo. Chi sono loro? Il CPA, Centro per l'Autismo, grande associazione che non solo lavora sui disabili autistici, quindi quelli più con problematiche grosse, ma che lavorano anche sulla fragilità, quindi in altre zone di Milano hanno altri centri per le persone anziane fragili, per le persone che arrivano magari da passati di una certa tristezza o di dipendenza o di alcolismo. Questo è il CPA, Centro per l'Autismo, via Mancinelli. E quando io vado a messa mi piace vedere le finestre e dire guarda, lì c'è un pezzo del saper essere, saper fare, perché avere a che fare con i ragazzi disabili che quando hanno 3 anni li prendi in carico e li lasci quando ne hanno 12 o 15 anni è una bella cosa. Quindi queste due. Poi ce n'è un terzo che è collegato a tutta la rete CUBI, Comune di Milano, con le varie associazioni, tutta la rete CUBI del Municipio 3, che prende anche una parte del Municipio 2, è una rete di attenzione anche per la ricerca di posti di lavoro per le persone che rimangono a volte ai bordi della vita sociale, perché purtroppo
sei giovane per andare in pensione, ma sei troppo vecchio per trovare un nuovo lavoro. E questa è l'altra emergenza, perché i giovani troveranno sempre, anche se si spera che non trovino contratti forcaioli o di puro sfruttamento. Ma quando cominci ad arrivare ai 50 anni, se non hai una sicurezza sul lavoro, rischi di rimanere sempre di più ai margini della società. E quando sei ai margini della società, che non hai una rete di aiuto familiare o extrafamiliare, diventi un problema per te stesso e per gli altri. Quindi questo è l'altro problema. Chiarissimo, Giuseppina. Bene, allora io, Giuseppina, ti ringrazio davvero tanto. Grazie per questa a voi. Chiacchierata. Come sempre. Grazie per averci fatto comunque riflettere sulla società e comunque averci dato anche un punto racconto leggermente diverso da quello che spesso i giornali dipingono, che insomma molto sensazionalistico e poco... Bisogna viverla la città. Ecco, e tu insomma sappiamo che la vivi e come. Grazie mille Giuseppina Rosco. Grazie a voi, tante belle cose per la vostra professione. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito, i miei carissimi milanesi. Torniamo sicuramente prestissimo nella prossima puntata. A presto.